Siamo qui con Paolo Cavallini, presidente di QGIS.org, e gli chiediamo il progetto QGIS e perché è importante finanziarlo e collaborare attivamente al suo sviluppo. Sì, allora, il progetto QGIS è il software GIS più importante nel mondo libero e probabilmente il più importante in assoluto. È usato ormai da probabilmente 1 milione di persone, non sappiamo esattamente quante, ma comunque insomma un numero molto molto rilevante, e ha una penetrazione ormai assoluta sia in campo internazionale che in particolare in Italia. Perché è importante finanziarlo? Perché non è perfetto come tutto il software, e perché vi servono delle cose, quindi se lo finanziate avete delle soluzioni ai vostri problemi, avete delle soluzioni più rapide, avete delle cose che si adattano meglio al vostro flusso di lavoro, a quello che state facendo e tutto il resto. Grazie mille. Come si può finanziare il progetto? Allora, finanziare si può fare in molti modi diversi. Intanto la prima forma di contributo è in realtà quello di sporcarsi le mani e fare delle cose. Quindi se avete un minimo di competenza, che può essere anche semplicemente per la traduzione, per la documentazione, quella è la cosa che ha la massima efficacia, evidentemente. Se non avete tempo, non avete voglia, non avete le competenze, potete semplicemente finanziarlo in vari modi, dalla donazione semplice fino alla sponsorizzazione. La sponsorizzazione vi garantisce anche una visibilità, insomma, presso il nostro sito, sul software stesso, eccetera eccetera, quindi è una forma particolarmente gradita. Comunque, appunto, anche il contributo singolo occasionale è sicuramente una cosa utile che ha un impatto rilevante. Oltre la metà delle donazioni e sponsorizzazioni vengono spese direttamente per il bug fix, un'altra parte rilevante per l'implementazione di nuove funzioni, il resto in documentazione, eccetera eccetera, quindi sicuramente avete un impatto diretto sulla qualità del software che usate e che userete domani. Grazie Paolo. Grazie a voi.